Allora, siamo in coda ai festeggiamenti del Fossano in Serie D, un trionfo quest'oggi nella fine di ritorno dei playoff. Beh, quali sono le emozioni ancora comunque calde dopo il 3-0 con Ciliberghi? Indescrivibili, perché... perché siamo un grande gruppo e ce lo siamo meritati per tutto il percorso che abbiamo fatto, le fatiche che abbiamo fatto. È indescrivibile, l'emozione unica. Come vedete sono ancora in corso i festeggiamenti. Sì, sì, ma non finiamo, tanto stasera siamo ancora qua. Allora oggi partita difficile perché partivate da un 1-3. Sì. Primo tempo in cui non siete riusciti a sfondare, poi chiaramente il gol allo scadere, sì, all'intervallo ha cambiato tutto, no? Sì, sì, ma assolutamente. Noi siamo arrivati qua oggi con l'idea di fare la partita perfetta, quindi non andava a sbagliare niente. Non ci siamo messi in fretta, quindi poi le cose sono venute da sole e questa è, ripeto, un'emozione davvero grande, davvero grande. E nel secondo tempo sul 3-0 hai messo comunque il tuo zampino, quindi sì, sì, insomma, sì, anche per te è un pomeriggio speciale. Sì, 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 fortuna diciamo così, però siamo soddisfatti, anche io personalmente. E niente, un'emozione davvero, non riesco neanche a scrivere la parola. E adesso l'anno prossimo sarà Serie D, subito il ritorno in Serie D del Fossano, campionato chiaramente difficilissimo, però insomma sarà bello esserci, sì, sì, insieme ad altre due squadre della provincia. Saluzzo, bravo. Sì, 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 adesso andiamo a festeggiare e poi vediamo dopo.